Ciao a tutti, bentornati su Kindness Talk, il nostro format creato in collaborazione con GoFundMe, piattaforma che permette di raccogliere fondi a scopi benefici. Oggi abbiamo pensato di raccontarvi due storie diverse unite dallo stesso fil rouge, che è il cambiamento climatico. Di cambiamento climatico se ne parla di continuo, ma parlando anche con alcuni di voi ci siamo resi conto che le informazioni spesso arrivano in maniera un po' frastagliata e questo fa sì che il fenomeno venga percepito più come astratto che non concretamente. Per questa ragione abbiamo pensato di esplorare il cambiamento climatico attraverso due storie che lo svelano in modi diversi ma complementari. Parleremo Rebecca, simpaticissima vice sindaca di Limone in Piemonte, che si è trovata alle prese con un'alluvione e quindi con la consapevolezza che il clima montano sta cambiando e che questo mutamento va affrontato. E la seconda chiacchiera invece la faremo con Antonio, forestale che si impegna a creare boschi urbani per schermare l'inquinamento e per il benessere di chi verrà dopo di noi. Ciao Rebecca, benvenuta su Venti, come stai? Bene, tutto a posto. Ciao, Sofì. Ciao. Ti va di raccontarci quanto è successo a Limone lo scorso autunno? Sì, la notte tra il 2 e 3 ottobre su Limone si è abbattuto una tempesta, la tempesta Alex, e in poco più di 12 ore sono cadute la quantità di acqua delle precipitazioni di metà dell'anno precedente. Quindi è stato come un tifone, un evento naturale come non avevamo mai visto. E questo fa riflettere. Io, per darvi un dato, sulla Rocca dell'Abisso, che è una delle vette più alte di Limone, a 2800 metri d'altezza, a mezzanotte del 2 ottobre si sono registrati 38 gradi. È stato un vero e proprio ciclone tropicale, segno che la natura si sta ribellando e il tempo sta cambiando, e questo fa riflettere molto. Cavolo, e come mai, in quali circostanze è nata la vostra campagna su GoFundMe? Praticamente in quella notte quell'alluvione è durata poco più di 12 ore, ma in quelle 12 ore sono scomparse strade, ponti, la viabilità era totalmente compromessa. Tantissimi mi chiamavano e mi chiedevano: Rebecca, come possiamo aiutare Limone, i limonesi? E tutti volevano venire a dare una mano e io dicevo loro: non venite assolutamente, perché il problema era che in quel momento noi abitanti non potevamo muoverci. Figurati ricevere altre persone che venissero a darci una mano, non avrebbero potuto fisicamente arrivare. E quindi l'unico modo per poterci aiutare era andare a ricevere dei beni che potessero aiutare la popolazione nelle prime ore dell'alluvione. E quindi ho pensato, attivo una campagna di donazioni in modo tale da poter ricevere delle risorse da poter spendere poi per i beni di prima necessità. E infatti queste risorse della campagna di GoFundMe sono andate a coprire medicinali, stufette, abiti. Solo che diciamo che la campagna ha avuto un enorme successo. Sono riuscita ad arrivare a 80.000 euro e di quegli 80.000 euro solo 5.000 euro sono andati, servivano per i beni di prima necessità, per fortuna, perché dalla provincia sono arrivati tanti altri aiuti. Motivo per cui queste risorse, queste donazioni sono poi andate in un secondo momento, sono state destinate alla ricostruzione. Come ho detto prima, parcheggi, strade, ponti sono andate perdute e quindi parte di quelle risorse sono state destinate appunto alla ricostruzione. Wow, quali sono i pensieri che sono scaturiti in te da quanto è accaduto in generale, come hai pensato di migliorare la sostenibilità a proposito di questa cosa, per il tuo paese? Sì, come ho detto prima, questo evento naturale non è mai capitato, ci ha sconvolti tutti e ha portato via proprio quelle vie di comunicazione che purtroppo forse non sono più sostenibili. Non possiamo pensare di continuare ad andare avanti così, a sfruttare il nostro pianeta come abbiamo fatto in questo momento. È stato quasi un segnale dal cielo. Infatti,
quello che non è andato perduto è la ferrovia. La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, tra l'altro, è diventato luogo del cuore del FAI a febbraio perché è stata diciamo, la risorsa storico-culturale più votata e quindi più amata dagli italiani. E quella ferrovia lì in parte non è andata distrutta, a differenza della strada statale, la ferrovia ha resistito ed era l'unica via di collegamento con la Francia, perché Limone Piemonte è un paese di frontiera e per 10 giorni la popolazione francese di Tenda, in particolare, che è il primo paese al di là della frontiera, non è stato raggiunto da nessun mezzo, nessuna via di comunicazione terrestre tranne il treno. E io sono andata con il primo convoglio che ha portato acqua, era semplicemente dell'acqua. Siamo arrivati a Tenda e la popolazione era emozionatissima, c'era gente che piangeva perché finalmente gli aiuti erano arrivati. Ecco, il treno è una via di comunicazione sostenibile, ma solo in parte, e questo lo sappiamo benissimo tutti perché i treni sono sempre in ritardo, o pensiamo alla mobilità. Limone Piemonte è una Alpine Perth, ovvero una perla alpina sostenibile in modalità dolce. Si può raggiungere in treno, è una delle pochissime località sciistiche piemontesi che si può raggiungere in treno, ma ad oggi nessuno lo sfrutta. Questo perché lo sappiamo tutti, i treni sono sempre in ritardo, ma le motivazioni sono altre, non ci sono i servizi. Per esempio, sui treni che arrivano a Limone si possono caricare solo 4 bici. Io quindi se voglio andare a fare un'escursione in bici, e noi siamo pieni di sentieri, accogliamo ciclisti da tutto il mondo, ebbene in treno non possono arrivare perché questo non è possibile. Io sono andata anche in regione a chiedere affinché fossero sviluppati dei vagoni per il trasporto bici, ma non c'è abbastanza potenza motore nei treni per supportare un vagone in più. E io allora mi chiedo, mandiamo le sonde su Marte? E non siamo in grado di costruire dei traini bici per i treni. È possibile questo? Questo fa riflettere. Rebecca, grazie mille per aver condiviso queste cose e per il tuo tempo. Grazie. Ciao Antonio, benvenuto su Venti. Come va? Ciao, tutto a posto, grazie. Bene, bene, grazie. Come prima cosa vorrei chiederti se ti va di raccontarmi di che cosa si tratta Chilometro Verde Parma. Sì, Chilometro Verde Parma è un consorzio forestale ed è anche impresa sociale. È nato un anno fa e inizialmente era nato per riforestare la fascia accanto all'autostrada A1, lato sud, quindi diciamo per proteggere il comune di Parma. Poi in realtà si è ingrandito a tutta la provincia di Parma, quindi lo scopo del Chilometro Verde Parma è quello di creare piantagioni, di creare nuovi boschi, quindi in tutta la provincia. E l'altro scopo è quello di fare educazione ambientale, soprattutto ai ragazzi, perché saranno loro poi i politici e i decisori del futuro. In che modo questa vostra attività è collegata a GoFundMe? Perché a Natale abbiamo fatto una raccolta fondi dando la possibilità ai cittadini di Parma di donare o donarsi una pianta. E è stato un successo veramente inaspettato perché nel giro di un paio di settimane abbiamo finito le piante a disposizione, che erano 1000, e quindi siamo riusciti giù a mettere queste 1000 piante, in realtà 1030. Grazie all'aiuto di 350 donatori. È stata una cosa molto carina perché tanti donatori, ad esempio, sono genitori che hanno regalato la pianta ai propri figli. Quindi immaginati fra 30 anni questi bambini che saranno adulti che potranno andare a vedere la loro pianta e dire: questa pianta me l'ha regalata mio padre. Anche perché queste piante qua sono tutte state geolocalizzate e assegnate a tutti i donatori, quindi ogni donatore sa qual è la sua pianta e dove si trova esattamente. Bello. E come fate a evitare il greenwashing delle ditte che partecipano alla vostra iniziativa?
Intanto le nostre imprese sono tutte particolarmente interessate all'aspetto etico e ambientale. La cosa che noi chiediamo e che secondo noi evita il greenwashing è quella di seguire delle linee guida abbastanza forti, diciamo, che prevedono soprattutto la manutenzione di queste piantagioni. Cioè il greenwashing, secondo me, sono le ditte che mettono giù le piante, fanno una bella pubblicità e poi dopo non gli vanno neanche a dare da bere, ecco, quello è greenwashing. Nel nostro caso gli impianti sono tutti manutentati in modo perfetto. Perché è importante una foresta urbana? La foresta urbana è importante come tutti gli altri boschi, anche periurbani, anche i boschi in montagna, perché svolgono delle funzioni importantissime. Le funzioni che svolgono le piante sono tante, si chiamano servizi ecosistemici. Ora noi siamo molto concentrati sullo stoccaggio della CO2, perché la CO2 è il gas serra peggiore, diciamo, è quello che è stato emesso dall'uomo dopo la rivoluzione industriale ed è quello che causa il cambiamento climatico. Le piante, per loro natura, con la fotosintesi clorofilliana stoccano la CO2 per crescere, quindi la immagazzinano. Però in realtà i servizi ecosistemici sono tantissimi, quindi adesso, a parte la produzione di ossigeno, che chiaramente è fondamentale, però sono tantissime altre. Ad esempio, in città le isole di calore vengono contrastate dalla presenza delle foreste urbane, no? Per cui anche a Parma, quando ci sono 35 gradi, fare una passeggiata in mezzo all'asfalto, fare una passeggiata in mezzo a un bosco, magari ci sono 10 gradi di differenza. Ma poi tante altre funzioni, no? Quindi la regimazione delle acque, la funzione di creazione di biodiversità, e anche la funzione estetica. Quindi nel caso della foresta urbana, essendo poi alla fine un parco, la funzione estetica è importantissima. Specie diverse di alberi svolgono funzioni diverse di tutte queste cose che mi raccontavi. Sì, ogni specie ha delle valenze più spiccate rispetto ad altre su diversi servizi ecosistemici, quindi ci saranno le piante che crescono più velocemente, che quindi sono quelle che stoccano CO2, sono più performanti, ci sono quelle magari che sono più portate per caratteristiche fisiche anche delle foglie a catturare gli inquinanti. Quante specie avete piantato voi? Beh, a Parma mia sono 1030 piante, sono circa 50 specie diverse. Mi spiegheresti in breve il concetto di bosco sostenibile? Bosco sostenibile è un bosco che poi de deve creare un ecosistema che poi lo manda avanti da solo. Tant'è che le cure culturali, l'irrigazione, gli sfalci vengono fatti di solito i primi 3-5 anni, poi il bosco va avanti da solo. Per noi il bosco sostenibile vuol dire comunque un bosco che ha la possibilità di ricevere la manutenzione, che secondo me è quello l'importante. Cioè un bosco non sostenibile sono piante messe lì e abbandonate. I nostri boschi devono assolutamente essere manutentati e quindi irrigati regolarmente. Secondo me questo è un bosco sostenibile. Perché secondo te, malgrado la nostra consapevolezza che sia molto importante riempire di piante i centri urbani, la politica all'atto pratico praticamente stenta a riconoscerlo? Io credo che sia un problema di lungimiranza, che è una parola bellissima secondo me. Lungimiranza vuol dire fare qualcosa adesso e avere i risultati più avanti. Quindi piantare delle piantine alte 1,5 m adesso come adesso non portano a niente. I risultati ci saranno tra 15-20 anni, quindi saranno le generazioni future a godere di quello che stiamo facendo adesso. Quindi saranno i nostri figli, i nostri nipoti. C'era una frase di Confucio, molto bella, che diceva: il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso. Quindi i nostri figli ci ringrazieranno, perché adesso stiamo piantando qualcosa per loro. Quindi la lungimiranza è questa. È chiaro che a livello politico, fa più effetto tappare le buche delle strade e
E ci vogliono anche quelle, ci mancherebbe. Piuttosto che mettere delle piante che la buca sulla strada hai un beneficio immediato, le piante magari un beneficio tra 15 e 20 anni. Antonio, grazie mille per quello che fai e per avermelo raccontato. Grazie a Io voi. ti saluto, ti ringrazio e saluto anche voi. Ci vediamo con le prossime storie.